Forse quel filosofo greco aveva ragione. Ci sono sicuramente alcune cose che sappiamo di non sapere. Per esempio, dal punto di vista cosmologico, sappiamo che non sappiamo molto, o almeno che non sappiamo abbastanza, riguardo a due dei tanti misteri dell'universo, la materia oscura e l'energia oscura. Non c'è da stupirsi se gli scienziati stanno concentrando tutta la loro energia per scoprire il più possibile su queste componenti dell'universo. Avete guardato le stelle ultimamente? L'Ice Cube lo ha fatto. E se pensate che sia un nome fantastico, avete ragione. L'Ice Cube è un osservatorio al Polo Sud, dal quale è stato avvistato il Big Bird nel dicembre del 2012. L'Ice Cube è un telescopio per neutrini situato al Polo Sud, o per essere più precisi, sotto al Polo Sud. È composto da 5.000 rilevatori, che sono sparsi in un cubo di circa un chilometro per lato. È il telescopio più grande e fantastico del mondo. Nel tempo, l'Ice Cube ha rilevato alcuni neutrini estremamente energetici. Uno di loro ha il nome di Big Bird e ha un'energia di circa 2 petaelectron volt. Per darvi un'idea di quanta energia sia, sarebbe un milione di volte l'energia di una radiografia dentale. Gli scienziati usano i nomi presi dalla famosa serie TV Sesame Street per dare il nome ai grandi eventi che potrebbero aiutarci a comprendere meglio le particelle che vengono emanate dallo spazio. Particelle come i neutrini. Un neutrino è una particella incredibilmente piccola. Si muove quasi alla velocità della luce. Non possiede quasi nessuna massa. È davvero importante, ma è molto difficile da rilevare, perché non interagisce quasi con niente. Se però si potesse rilevare, visto che viaggia attraverso l'universo e non viene influenzato da nulla, avrebbe informazioni che non possono essere raccolte in nessun altro modo. Secondo la teoria, i neutrini sono causati da violenti eventi nello spazio. Nel 2012, la luce creata da uno di questi eventi raggiunge la Terra. Proviene da un'esplosione durata un anno, avvenuta 10 miliardi di anni fa, in una galassia dal nome poco fantasioso, PKS B1424-418. Per la prima volta siamo stati in grado di individuare un blazar, in particolare come potenziale luogo di nascita di un determinato neutrino. Il telescopio Fermi ha uno strumento chiamato telescopio di grande area, usato per monitorare i raggi gamma, quelli con più energia nello spettro elettromagnetico. E abbiamo notato un incredibile aumento della quantità di raggi gamma provenienti da un particolare blazar extragalattico. Un blazar è una galassia estremamente variabile e piena di energia alimentata da un gigantesco buco nero. Quei raggi gamma non erano aumentati di poco, ma avevano oltrepassato il valore del flusso medio dalle 15 alle 30 volte. Sapevamo che c'era qualcosa in corso. Alla fine, questo evento è coinciso, sia nello spazio sia nel tempo, con il neutrino rilevato dall'Ice Cube. Lavorando insieme al telescopio a raggi X Fermi della NASA, l'Ice Cube è in grado di collegare il neutrino cosmico che ha rilevato con quell'esplosione di raggi gamma dal blazar. È la prima volta che viene stabilito un collegamento causale tra un neutrino e un determinato oggetto extragalattico. L'aumento dei raggi gamma rilevato dal Fermi e il flusso di radiazioni rilevati da altri telescopi ci permettono di indicare l'esatto blazar che ha creato il Big Bird. Questa è la prima volta in cui possiamo puntare il dito e dire quel neutrino proviene da quel blazar. Il Fermi opera principalmente sui neutrini e sui raggi gamma e ha già fatto delle scoperte stupefacenti. Una delle ultime scoperte sono i blazar più lontani e più vecchi. I blazar sono un tipo di galassia le cui intense emissioni di raggi gamma sono alimentate da giganteschi buchi neri. Questi oggetti distanti hanno emesso la loro luce quando l'universo aveva 1 miliardo e 400 milioni di anni, solo il 10% della sua età attuale.
Il fatto che si siano sviluppati in un'epoca cosmica così antica mette in dubbio le idee moderne sul come si formano e crescono quei buchi neri. Il Fermi ha anche ricevuto un aggiornamento che ha potenziato le sue capacità. Rileviamo i raggi gamma, che sono la forma di luce più energetica, e li rileviamo da diversi oggetti. Noi esploriamo alcune delle parti dell'universo in cui si trovano le condizioni più estreme. Il tipo di oggetti che studia sono i pulsar e le stelle a neutroni, i buchi neri e anche la materia oscura. Dunque, per analizzare questi eventi, noi abbiamo scritto un programma molto lungo e complesso che in pratica usa tutte le informazioni che sono state registrate dagli strumenti e riesce a calcolare qual è la direzione dei raggi gamma, la loro energia e se siano davvero raggi gamma e non solo raggi cosmici carichi. E ovviamente il software è molto importante per il Fermi. Il software che usiamo per analizzare i dati del Fermi ha passato molte revisioni nel corso della missione, ma la PAS 8 è la prima revisione del software in cui abbiamo tenuto conto di tutta l'esperienza raccolta dalle operazioni del Fermi nella sua orbita. La PAS 8 ha reso tutto migliore. Uno dei miglioramenti che ha apportato è che ci ha permesso di allargare i nostri sensori per i raggi gamma verso energie più alte e più basse. Energie che prima non riuscivamo a rilevare, e questo ci permette di avere una visione totalmente diversa. E poi ha apportato miglioramenti su tutto l'aspetto del rilevamento energetico. Il miglioramento che abbiamo fatto al software si applica retroattivamente a tutti i dati che abbiamo raccolto. E tutti questi miglioramenti ci offrono la possibilità di fare molto di più con i dati che già abbiamo e anche con i dati che raccoglieremo in futuro. Le capacità del Fermi si sono concentrate anche sulla ricerca della materia oscura. Facendo questo, ha osservato dei comportamenti inusuali in alcuni oggetti che sono ancora inspiegabili. Per esempio, il Fermi ha scoperto una gigantesca struttura nella nostra galassia con quelle che sembrano bolle che si estendono al di sopra e al di sotto del centro galattico. Questi sono enormi lobi che emettono raggi gamma. Ogni lobo è alto 25 anni luce e l'intera struttura potrebbe avere solo qualche milione di anni. Tra queste nuvole, elettroni estremamente energetici interagiscono con una luce a bassa energia e producono raggi gamma, ma nessuno conosce la fonte di questi elettroni. Quando studiano questi enormi oggetti, gli scienziati devono guardare da tutt'altra parte per trovare delle risposte. Al CERN, in Svizzera, si aspettano grandi cose dall'acceleratore di particelle o LHC, dopo gli ultimi miglioramenti e un incremento del 40% della sua potenza. Nella sua versione nuova e migliorata, riuscirà a produrre molti più dati di quanto abbia fatto prima d'ora. L'LHC ha già rivelato la particella bosone di Higgs, una delle due particelle fondamentali. L'altra è il fermione del nostro modello standard dell'universo. Quali altri segreti riuscirà a portare alla luce? L'incremento della luminosità ci fa acquisire sensibilità ai livelli più alti di energia, quindi potremo esplorare energie che fino ad ora non erano raggiungibili. E se lì si nasconde una nuova fisica, avremo la possibilità di vederla. Sono stati visti alcuni segnali che hanno suscitato molte emozioni tra i teorici nei vari esperimenti portati a termine. Potrebbero essere delle fluttuazioni o delle vere particelle. Come fisico, ovviamente, spero che sia una nuova fisica, ma non credo che sia così semplice. Il bosone di Higgs è l'ultimo pezzo del puzzle nel modello standard delle particelle fondamentali e delle forze che le governano in tutto l'universo. Quello che vogliamo veramente è capire l'universo e scoprire il perché del suo aspetto e comportamento attuale. Il nostro ruolo come fisici delle particelle è quello di scoprire quali sono le particelle elementari e come coesistono e interagiscono. Sono come i pezzi di un puzzle, perché i pezzi di un puzzle si uniscono per darci una visione più completa dell'universo.
Più o meno negli ultimi 120 anni abbiamo scoperto tutti i singoli pezzi che si uniscono per darci una teoria che chiamiamo modello standard, che è come la figura sulla scatola del puzzle, ma sappiamo già che è una teoria incompleta. Quello che abbiamo in pratica è una piccola sezione della figura del puzzle in cui tutto è messo al posto giusto e che ci dà tutte le particelle che vediamo oggi, ma non abbiamo idea di quanto sia grande l'intera figura. Il bosone di Higgs, che è stato scoperto nel 2012, è il pezzo finale del puzzle del modello standard. È stata una scoperta fantastica perché ha completato la nostra piccola figura. Quello che possiamo fare adesso è utilizzare il bosone di Higgs per avere accesso ad altre parti del puzzle. Il nostro bosone di Higgs diventa come una stella di Rosetta che ci fa da tramite tra il modello standard e queste nuove particelle dei settori che noi chiamiamo oscuri o nascosti. Abbiamo bisogno di creare moltissimi altri bosoni di Higgs per essere in grado di vedere altri segni di questo tipo, ed è qui che l'aumento di energia ci è utile. Con queste energie in più, diciamo che abbiamo un microscopio che ci permette di guardare alle nostre scoperte. È possibile che ci siano delle piccole differenze in quel bosone di Higgs, come ad esempio il modo in cui decade, che ancora non abbiamo notato perché non avevamo un microscopio abbastanza potente. Ma con più energia al nostro collisore, che arriva a 13 tera electron volt, forse riusciremo ad avere un microscopio abbastanza potente da poter vedere quelle piccole differenze tra la nostra teoria del modello standard e il bosone di Higgs che abbiamo oggi. Ma questo non spiega il perché la natura preferisca la materia all'antimateria. E che cosa sia la materia oscura? Una teoria che è stata sviluppata per rispondere a queste domande è chiamata supersimmetria. Uno dei problemi che la supersimmetria potrebbe risolvere è il mistero della materia oscura. Riguardo a questo argomento, gli astronomi e i cosmologi ci dicono che c'è un'ulteriore fonte di gravità nell'universo che non può essere attribuita alle cose che possiamo vedere, come le stelle, le nebulose e altre cose del genere. In questo momento questa fonte viene chiamata materia oscura e credo che in parte sia perché non sappiamo cosa sia. Potrebbero benissimo essere delle particelle che potrebbero essere potenzialmente prodotte con l'LHC e la supersimmetria, o almeno alcune sue forme, potrebbero descrivere questa materia e predire le sue proprietà. Secondo molti fisici, il problema più complicato che la supersimmetria potrebbe spiegare è quello relativo alla massa del bosone di Higgs. Con il modello standard che abbiamo ora, non possiamo spiegare perché il bosone di Higgs possiede la massa che ha. Dovrebbe essere moltissime volte più pesante di quello che è. Così pesante che non dovremmo avere nessuna possibilità di vederlo in nessun esperimento futuro. E al momento non c'è una spiegazione. La supersimmetria ci darebbe una soluzione molto precisa a questo problema, ma dovremo comunque vedere se sia la soluzione giusta o no. Ma quanto è importante la materia oscura? Pensate che forma circa un quarto dell'universo. Che cos'è? La risposta è semplice. Non lo sappiamo. Una frase famosa è stata detta negli anni 30 dallo scienziato svizzero Fritz Zwicky. Quattro decenni dopo, gli studi sulla rotazione della galassia di Vera Rubin hanno confermato la sua idea. Le galassie hanno più massa rispetto a quella che vediamo attraverso la luce osservabile. Una particella suggerita dalla supersimmetria sono i neutralini, a volte chiamati WIMP, o particelle pesanti poco interattive. Queste particelle agiscono come le loro antiparticelle, per questo si annullano a vicenda, e rilasciano una manciata di particelle secondarie e raggi gamma a energia media. Con gli esperimenti con il collisore possiamo trovare la materia oscura. Se per esempio la supersimmetria fosse la simmetria creata dalla natura, allora sarei molto fiducioso e credo che potremmo trovarla molto velocemente con questo tipo di esperimenti e sarebbe fantastico. Pensate che ci abbiamo messo più o meno 40-50 anni per trovare e per riuscire a capire davvero il modello standard della fisica delle particelle.
ma riesce a spiegare solo il 4 o il 5% dell'energia e della densità dell'universo. Io credo che il collisore sia il macchinario giusto per far luce per la prima volta sull'universo oscuro. Troviamo sempre più connessioni tra le ricerche nello spazio, la fisica delle particelle e la nostra metodologia, ma ci sono connessioni molto forti anche con la scienza stessa, soprattutto per quello che riguarda la materia oscura. Insomma, gli astronomi e gli astrofisici tra, non so, 10-20 anni, grazie ai loro nuovi telescopi, ci diranno in che modo la materia oscura ha modellato l'universo. E con l'LHC potremo sapere di che tipo di materia si tratta. Queste sono alcune delle cose che sappiamo di non sapere. Ma se questa nuova fisica ci dicesse che ci sono cose che non sappiamo di non sapere? Gli ultimi dati dell'acceleratore di particelle hanno dato dei risultati molto interessanti. Nei dati che abbiamo raccolto l'anno scorso, abbiamo iniziato a vedere tantissimi eventi di fotonici, eventi con due fotoni in una determinata regione di massa. In questo momento questo non significa più di tanto. Col tempo raccoglieremo più dati, ma non sapremo cosa succederà. Non sappiamo se le cose rimarranno così oppure se cambierà tutto quanto. Non lo sappiamo. I fisici vogliono analizzare ogni minimo dettaglio nei dati. La cosa più emozionante sarebbe trovare qualcosa che non appartenga al modello standard. Anche solo un segno che ci indichi che non abbiamo trovato tutto, che ci dia un'idea di dove guardare per trovare questa nuova fisica. Ci deve essere qualcosa lì fuori, perché sappiamo che non abbiamo il quadro completo e dobbiamo solo trovare il punto giusto in cui cercare. Quest'anno abbiamo una potenza di 13 tera electron volt per i nostri esperimenti, ma la differenza più grande è che lavoreremo con un'intensità molto più alta e ci aspettiamo di ottenere molti più dati. L'esperimento è stato preparato e stiamo cominciando a raccogliere i dati che ci arrivano e stiamo solo aspettando che ne arrivino di nuovi. A quel punto ovviamente osserveremo molto attentamente e molto precisamente i dati e proveremo a capire quale fisica li governa. Con questi nuovi dati potremo osservare molte altre cose. Sicuramente osserveremo i processi del modello standard che già conosciamo, visto che l'anno scorso abbiamo iniziato a fare delle misurazioni con i vecchi dati presi a basse energie di collisione. Ma osserveremo meglio i luoghi in cui potremmo iniziare a vedere questa nuova fisica. Dalla più piccola particella subatomica all'immensità delle galassie, gli scienziati e gli astronomi guardano al passato per poter vedere il futuro. Quando pensi a quello che vogliamo esplorare, quando pensi alle immagini che riusciremo a catturare, quando pensi a quanto indietro nel tempo riusciremo ad arrivare, non puoi fare a meno di sentirti parte di qualcosa di veramente importante, che ci sta aiutando a capire non solo il passato dell'universo, ma anche il nostro, dove siamo stati e anche dove andremo. Se gli esperimenti per scoprire la vera natura della materia oscura avranno successo, avremo capito cosa forma circa il 30% dell'universo. Che cosa manca per completare il puzzle? Un qualcosa che è chiamato energia oscura. Gli scienziati definiscono l'energia oscura come uno dei più grandi misteri della fisica. L'energia oscura è il nome dato alla forza che a quanto pare forma il 70% dell'universo. La nostra ossessione per l'energia oscura risale alla fine del XX secolo, quando la brillante rivelazione di Hubble sulle supernove ci ha mostrato che l'universo, quando aveva circa la metà dei suoi anni, si espandeva più lentamente di quanto non stia facendo ora. Ha cominciato ad aumentare la velocità circa 7 miliardi e mezzo di anni fa. Ma perché? Energia oscura è il nome che hanno dato alla misteriosa risposta a questa particolare domanda. È una proprietà dello spazio stesso? Lo spazio vuoto contiene una sua energia? Questa energia aumenta con l'aumentare dello spazio esistente? L'energia oscura ha una pressione negativa. Come la materia oscura non reagisce alla luce e respinge anche la gravità. Questo almeno secondo la teoria. A favore di questa teoria c'è uno studio internazionale che si sta avvicinando all'obiettivo del suo lavoro. Nato nel 2013, la Dark Energy Survey, o DES, è un progetto internazionale che unisce 400 scienziati
di 25 istituzioni, tra gli Stati Uniti, l'Australia, il Brasile, la Spagna, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera. Lo strumento alla base del progetto è una camera digitale da 570 megapixel, chiamata DECAM, collegata al telescopio Blanco a Cerro Tololo, in Cile. Sono un membro della Dark Energy Survey e sono qui a Cerro Tololo per lavorare alla costruzione della nuova camera per l'energia oscura che installeremo sul telescopio Blanco. L'obiettivo di tutte le nostre ricerche è quello di capire cos'è l'energia oscura. L'energia oscura è stata scoperta meno di 15 anni fa, in effetti, usando in parte proprio questo telescopio. Ed è stata scoperta grazie ai suoi effetti sull'universo. Energia oscura è semplicemente il nome che abbiamo dato a questo fenomeno che sta causando l'accelerazione dell'espansione del nostro universo. Non stiamo cercando di capire se l'energia oscura esiste. Sappiamo che esiste, e non la stiamo cercando. Stiamo cercando di descriverla e di capire che effetti ha su di noi, sull'universo, sulla sua espansione e sull'attrazione gravitazionale di cose come le galassie. Per oltre 5 anni la Dark Energy Survey osserverà 5.000 steradianti di cielo all'indietro nel tempo e a grandi distanze da noi per poter misurare la distanza delle supernove e la distribuzione delle galassie. In un certo senso, l'obiettivo del nostro esperimento e dei nostri studi per comprendere meglio l'energia oscura è quello di scoprire di più sul destino dell'universo. Che cosa succederà in futuro? L'universo continuerà davvero a espandersi sempre più velocemente? Coprendo 5.000 steradianti dei cieli del sud, il progetto della DES si dovrebbe concludere nel 2018. Come è successo in questi ultimi anni, altre emozionanti scoperte si trovano potenzialmente dietro l'angolo. Mentre i telescopi spaziali continuano la loro incessante ricerca nei cieli, quelli che sono posizionati sulla Terra sono pronti a entrare in una nuova era di innovazione. Più di 3.000 metri sopra il livello del mare, a Cerro Armazones, vicino al Cerro Paranal, in Cile, l'ELT, un grandissimo telescopio dell'Osservatorio Europeo Australe, sta per iniziare il suo lavoro. Con il suo sistema a 5 specchi e il suo diametro senza precedenti di 39 metri, questo è il telescopio ottico vicino infrarosso più grande del mondo. I telescopi così grandi in questo momento sono l'area di sviluppo con la priorità più alta per quanto riguarda la ricerca astronomica. Tra i compiti dell'ELT ci sarà quello di continuare la ricerca di esopianeti, di esaminare la possibilità, per esempio, di poter stabilire un contatto con Proxima Centauri B, uno dei candidati più probabili per delle condizioni biologiche simili alla Terra. L'ELT attrae 15 volte più luce rispetto al più grande telescopio in funzione oggi. Questo ci aiuterà a rilevare acqua e molecole organiche, il che sarà un grande passo in avanti per la ricerca di vita extraterrestre, e renderà possibile la misurazione diretta della velocità dell'accelerazione e dell'espansione del nostro universo. Tutto questo ci darà le risposte che cerchiamo oppure ci mostrerà che ancora non sappiamo quello che non sappiamo? La gravità è un'illusione? Abbiamo bisogno di una nuova teoria gravitazionale su scala cosmica? Come Einstein stesso ha detto, la cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero.